Buongiorno, sono Sabina Vosani e sono una ricercatrice che lavora nell'ambito della biotremologia, una nuova scienza che mi ha fin da subito affascinato perché permette non solo lo studio del comportamento di insetti, ma anche il loro controllo nel caso di specie dannose per l'agricoltura. In questo video vorrei parlarvi un po' della biotremologia e farvi degli esempi di come possiamo utilizzarla in agricoltura per il controllo di specie dannose. Avrete presente il suono che è emesso dalle cicale? Bene, ci sono tanti insetti che non comunicano con dei suoni, ma con delle vibrazioni, quindi fanno tremare la foglia, la pianta o il substrato dove vivono. In questo modo comunicano tra di loro. Negli ultimi 10 anni la scienza chiamata biotremologia ha dimostrato che gli insetti emettono e rispondono alle vibrazioni e possono essere utilizzate nel campo, ad esempio, dell'agricoltura per manipolare il comportamento di specie dannose. Ma come funziona un sistema vibrazionale per il controllo di una specie dannosa? Beh, prendiamo per esempio l'agrumeto vibrazionale. Abbiamo le nostre piante sistemate lungo una fila e dei pali che sorreggono dei fili di ferro che vengono fatti correre lungo la pianta. A certe distanze l'uno dall'altro ci sono questi shakers attaccati al palo. Facendo vibrare il palo, le vibrazioni vengono trasmesse lungo il filo e lungo la pianta. Quindi, come possiamo sentire, c'è questa vibrazione, questo suono per noi che viene trasmesso alle piante, gli insetti riescono a percepirlo, vengono disturbati da questa vibrazione e possono quindi lasciare la pianta oppure comunque ridurre le proprie popolazioni perché non riescono più a trovarsi tra conspecifici. Quali sono gli strumenti che sono disponibili al momento? Per ora sono stati sviluppati il vigneto vibrazionale per il controllo della cicalina della vite, Scaphoideus titanus, vettore della flavescenza dorata e anche di Empoasca vitis, che sono attualmente in implementazione e quasi sul mercato. Similmente anche la trappola per la cimice asiatica Aliomorpha alis, che mescola insieme feromoni e vibrazioni di aggregazione, è sotto sviluppo e quasi ormai sul mercato. D'altra parte però noi non ci fermiamo, continuiamo i nostri studi, di sicuro adesso ancora nell'ambito accademico, quindi solo ricerca di base, però con uno sguardo verso l'applicativo. Se volete saperne di più, trovate nella descrizione di questo video il link per il Practice Abstract che abbiamo prodotto sull'agrumeto vibrazionale nell'ambito del progetto BioFruitness.